già visto che a Torino insomma avevamo già recuperato certe posizioni per quanto riguarda il punto di vista. Per 3-1 Nils Liedholm ha ritrovato il gusto e la legge del 3-0 a casalingo, che l'aveva già sperimentata quando allenava la formazione della Roma. Ed eccoci alla sequenza di questa tripletta, aperta da Pietro Paolo Virdis, grande mattatore della serata. È ancora Virdis che vediamo in azione, scatenatissimo, che fa nascere l'azione che porta al raddoppio. Evani prima ha qualche problema con il destro, poi trova la palla sul sinistro e la pennella per Hatri, che segna il 2-0. E siamo nella prima mezz'ora del primo tempo. Il Milan deve rimontare e poi arriva il terzo gol, addirittura già basterebbe il 2-0, e ancora di Pietro Paolo Virdis, anche qui le interviste del Milan che ha superato il turno. Un gol di Virdis, un gol di Hatri, Liedholm, mi pare che non ci siano stati problemi per la qualificazione del Milan. A me mi sembra che sono stati in contropiedi, soltanto la difesa ha giocato veramente eccezionale, ha tenuto la palla anche quando eravamo pressati, che era molto importante. Questo Virdis continua a dare prestazioni notevolissime. Pietro sta giocando veramente bene, ma tutta la squadra, penso. Un Virdis alla grande, un gol ad Auxerre, due gol contro la squadra francese a San Siro. L'ha vinta Virdis questa partita? Ma io direi quella del bel calcio. Noi abbiamo avuto qualche pausa, come d'altronde è normale dopo che riesce a fare il 2-0 nel secondo tempo, però siamo riusciti a chiudere bene, direi.